il modo in cui il Palazzolo, il nostro fondatore, accostava le persone in particolari difficoltà. Non è stato un modo distaccato, non è stato un modo di guardare la persona dall'alto in basso, ma il suo modo, mi verrebbe da dire, è stato veramente il modo paterno, un atteggiamento paterno. Infatti il suo essere padre l'ha assunto profondamente fino in fondo, condividendo la sua vita con i poveri e per noi con le persone speciali di Grumello. E questo suo condividere la vita è stato un assumere la storia di queste persone, il passato di queste persone, in una prospettiva anche di futuro, in una prospettiva di speranza per una vita bella, buona e vera. Per cui mi piacerebbe riassumere il modo con cui il Palazzolo si accosta a queste persone e con la sua frase che per noi suore operatori di Grumello è fondamentale ed è preziosa, li tengo come figli. Nella nostra casa di Grumello del Monte, che ospita persone con disabilità, quindi diversamente abili, accogliamo ragazzi che vanno dai 18 anni fino ai 65 e poi rimangono con noi per il resto della loro vita. E ci prendiamo cura di loro trattandoli proprio come figli, accogliendoli in questa casa in modo tale di trascorrere con loro la quotidianità nella semplicità di gesti quotidiani del prendersi cura attraverso le figure laiche, educatori, operatori sociosanitari, medici, infermieri, ausiliari che si prendono cura degli ambienti e assieme a loro camminano quotidianamente per cercare di costruire un percorso di crescita. Noi non ci vogliamo sostituire alle famiglie, ma con le loro famiglie d'origine vogliamo accompagnarli e prenderci cura di loro nel modo che il Palazzolo ci ha insegnato e quindi tenendoli come figli. Sono Maria Suala, superiora di casa di riposo Madonna del Bosco. Per prendersi cura della suora anziana in modo speciale e nella quotidianità della vita e curare la persona in tutte le sue dimensioni mentale, fisiche e spirituale. Fisiche in quanto lei non è più in grado di farci da sola le sue necessità, mentale dare un supporto nelle sue incertezze, paura, soprattutto in questo tempo difficile, spirituale nell'animazione comunitaria, nelle preghiere di lode, di vespri e nelle letture, in quanto qualcuna di tre consorelle non fanno più perché non sono più in grado di leggere da sola, e creare delle relazioni vere, accogliere la persona com'è nelle sue debolezze e nelle sue positività. Il rispetto della persona e rispondere alle sue bisogni, metterla a suo agio. Le tre parole che riassumono bene, a mio parere, lo stile di servizio palazzoliano sono: una prima parola è il far famiglia con i poveri, cioè il formare, costruire un'unica famiglia tra suore, collaboratori laici e ospiti, ragazzi, che formiamo insieme questa famiglia in cui ciascuno è valorizzato per il dono che è. E insieme cerchiamo che la persona, soprattutto chi è in difficoltà, ci sia davvero prezioso e caro.
Ecco, una seconda parola è l'avvolgersi, come diceva il fondatore Beato Palazzolo, l'avvolgersi tra i poveri, cioè l'accostare il povero con uno stile di povertà del cuore per far sentire l'altro a proprio agio, per far sì che l'altro possa aprire il cuore e confidare il proprio dolore e soprattutto la propria vita. La terza parola che esprime bene il carisma del palazzoliano è la gioia della condivisione, la gioia del dono. Infatti il Beato Palazzolo sottolineava molto questa nota alle sue suore e nella famiglia del Palazzolo. Confida nel Signore e fai quello che puoi allegramente, sta su allegra e non perderti in minuzie e titubanze. Vivi felice con Gesù. Ho fatto una bella esperienza con una sorella che ci è mancato qualche mese fa. Questa sorella era letata, malata. Io ogni giorno dopo la messa portavo la comunione e facevamo qualche momento di preghiera insieme. E questa sorella, quando andavo a trovarla, mi prendeva molto stretta le mani e si guardavamo senza parole qualche volta. Era un momento veramente di avvicinanza molto stretta. E mi diceva: madre, io voglio andare. Sì, lo so, tu vuoi andare, ma il Signore sa quando e come. Tu devi essere sola, pronta per andare. E spesso mi diceva così. E io avevo questa risposta perché non sapevo che cosa dire di più, perché consapevole che lei era in fase terminale, non c'era da dire altre cose e di dirle la verità. E quando ci è mancato, una sorella mi dice: madre, sei stata brava, è seguita bene, è stata accompagnata bene, brava, è così che si fa. Per me era una cosa normale, non pensavo neanche che potevo essere qualcosa di straordinario, perché per me è nelle mie responsabilità seguire la suora, essere vicina quando c'è bisogno. Quando mi ha detto così mi ha fatto tanto riflettere, ho detto: guarda, facciamo le cose nella routine, senza pensare, ma c'è da lontano qualcuno che ti guarda. E mi ha fatto molto piacere. E così, per dire che quando faccio le cose devo essere consapevole di quello che faccio. Questa qui mi ha dato veramente una lezione nella vita. I nostri ospiti ci dimostrano come noi ci prendiamo cura di loro attraverso dei gesti quotidiani, dei semplici gesti che sono delle carezze, degli abbracci, degli sguardi, che sono sguardi, carezze, abbracci autentici, che ci fanno sentire coinvolti nel processo di cura di questi nostri ospiti e ci danno un riscontro della loro felicità, della loro gioia di vivere la quotidianità e di condividere questa vita che trascorrono nelle nostre strutture. Il prendersi cura di loro attraverso l'aiutarli a vestirsi, a lavarsi, piuttosto che a fare delle attività che per loro diventano degli aspetti di vitalità quotidiana, ci portano delle gioie immense, delle gioie che ci riempiono e ci donano la forza di stare con loro e di sentirci una grande famiglia. Una sorella anziana ammalata può esprimere anche lei il carisma del Palazzolo. Nella vicenda della vita, ogni giorno, nell'aiuto reciproco che facciamo in comunità, nei gesti di carezze, di ascolto, di relazioni, ogni giorno questo
esprime il carisma del Palazzolo. Io spesso sento le sorelle che sono passate nei diverse case, hanno vissuto, raccontano molto il loro vissuto di guerre, di dolori, anche la gioia che trovano, anche la gioia di che tutto quello che hanno fatto ai poveri, loro raccontano e diventa un gioiello per loro, chi ascolta, che a me mi fa piacere, per dire che questo ricordo continua nella vita. Io penso che il carisma del Palazzolo è vissuto nella semplicità, nell'accettazione ogni giorno, nelle loro limite, accettano veramente questo. Non può essere perduta, persa, perché è impregnato nella vita di tanti anni di vita religiosa e lo vivono adesso diversamente in questa casa di riposo.